L'esercito italiano è nato il 2 giugno 1946 con la nascita della Repubblica Italiana. È il successore dell'Armata Sarda, nata nel 1861. È la componente terrestre delle forze armate italiane, delle quali fa parte assieme alla Marina Militare, all'Aeronautica Militare e all'Arma dei Carabinieri, tutte dipendenti del Capo di Stato Maggiore della Difesa. Lo Stato Maggiore dell'Esercito, con sede a Roma, si avvale di due aree di vertice: Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito e Comando logistico dell'esercito. I seguenti comandi sono le dipendenze del Capo di Stato Maggiore: Comando delle forze operative terrestri, Comando delle forze operative terrestri di supporto, Comando militare della capitale con sede a Roma, Comando forze operative Nord e Sud e NATO Rapid Deployable Corps. Nel 1946 nasce la divisione dell'esercito sotto il comando del generale Raffaele Cadorna. L'organo più importante è lo Stato Maggiore con sede a Roma, a sua volta diviso in 11 comandi territoriali situati in tutta Italia. L'esercito possedeva un effettivo di 165.000 uomini. Tutti i comandi militari possedevano in base alla loro collocazione delle divisioni, come ad esempio Reggimento Fanteria, Gruppo Esplorante Divisionale e Reggimento Artiglieria. Operazione Restore Hope. Il 13 dicembre i primi reparti italiani iniziarono ad affluire in Somalia in ambito dell'operazione multinazionale Restore Hope. UNITAF fu una missione sancita dall'ONU allo scopo di stabilizzare la situazione in Somalia. A coordinare l'operazione, il presidente statunitense Bill Clinton mise l'ambasciatore Robert Oakley. Le unità dell'esercito impiegate nell'operazione IBIS operarono nel pieno rispetto dello spirito del mandato delle Nazioni Unite. Operazione Albatros. 1964, inizio guerra civile in Mozambico. Si affrontarono il fronte di liberazione mozambicano contro l'Arenano. 1992, a Roma, i due posti leader firmarono sotto osservazione dell'ONU un trattato di pace con annesse clausole che prevedevano il ritiro delle armi e delle milizie e l'iter per conseguire l'equilibrio per l'effettuarsi di elezioni libere e democratiche. L'Italia nel 1994 inviò 1.030 uomini della Brigata Alpina Taurinense Iulia e ciò costituì un importante servizio logistico e sanitario a tutte le forze ONU presenti nella regione. Dal 2 maggio del 1994 ebbe termine il ripiegamento della maggior parte dei reparti. Operazione Altea. L'operazione Eufor Altea ebbe inizio il 2 dicembre 2004 su mandato delle Nazioni Unite in sostituzione dell'operazione NATO-SFOR. Conta circa 7.000 uomini suddivisi in tre contingenti. Coordinata da Eufor, è l'operazione militare più importante in termini numerici, nella quale sono stati coinvolti paesi come Marocco, Cile, Argentina e Nuova Zelanda. La missione è volta a una stabile multietnica Bosnia-Erzegovina, cooperante con i paesi vicini e sulla strada dell'adesione all'Unione Europea.
Le più importanti operazioni sinora realizzate da EUFOR con la missione Altea sono state le seguenti: ingresso libero, ripetizione e fonte pulita. Operazione Leonte. Il 29 agosto 2006 il gruppo navale italiano parte dalle acque antistanti il porto Brindisi alla volta del Libano. L'operazione è denominata Leonte, dove si insedieranno le forze terrestri italiane a rinforzo della missione UNIFIL. La missione è quella di trasferire e proiettare in teatro la Forza Nazionale di Proiezione dal Mare al fine di potenziare le capacità militari di UNIFIL e consentire il conseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo scopo è quello di verificare l'idoneità delle aree di sbarco già individuate e concordare le modalità e la tempistica dell'operazione di sbarco.